Feticci. Vivrei su vasti campi ancora vergini al percorso della storia, dove non ci sia il sibilo dolente delle mode a colmare di stupidità il mistero. Poveri noi, guerrieri pazzi, isolati su prati di merda contro feticci così grandi da oscurare il cielo e da serrarci la lingua in bocca. Noi, decrepiti di una saggezza che ci inchioda al silenzio. Davide Rota. Lui è diventato famoso, poi dopodiché ha finito con Colorado, e quando uno finisce con Colorado si spara ai maroni, e meno male che non c'è più a Colorado, è Carletto Bianchessi! Uela, uela! Qui. Grazie, grazie! Grazie, grazie! Molto gentile, grazie, buonasera, benvenuti, ciao Davide, io sono Carletto Bianchessi, sono un cabarettista, mi piace far ridere, quindi stasera farò qualcosa per riempirmi un po' il cuore, grazie per la foto, grazie nel frattempo, grazie perché sono molto fotogenico. Io parlerò molto sulla pazzia, ma soprattutto quello che accade nel mondo, perché siamo in Europa, ragazzi, io sono europeo 100%, a me la Merkel mi piace tantissimo, perché lo spread tutti i giorni mi si alza, mi si abbassa, mi piace tantissimo. Il PIL, prodotto interno lordo, 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 molto lordo. Io tutti i giorni lo scarico, il mio prodotto interno lordo. Mi piace stare in Europa, che si parla ancora di razzismo, ma vogliamoci bene, Dio santo. L'altra sera ero a Firenze, ho visto una scena incredibile, ho visto un nero. Stava attraversando le strisce pedonali e diceva, mi vedono, qui non mi vedono, qui mi vedono. L'hanno schiacciato al suolo. E siamo in Europa, complimenti, arrivo da Milano, città da bere, Milano, Milano, vanno tutti di corsa, tu saluti qualcuno, ciao Giuseppe, come te stai? Ma vale, dico le parolacce. Milano, Milano, città da bere. L'altra sera in corso Buenos Aires ho visto una scena incredibile, c'era un cinese vestito da vigile, dava le multe a metà prezzo, cazzo ragazzi, è un problema. Ma siamo in Europa, va bene così, parlo piano. La nostra cultura, la nostra lingua, Dante, non è un olio, Dante, Dante, poeta, importante, Dante, la Divina Commedia, aveva capito tutto lui, altro che le donnine l'escort. Nel mezzo del cammino della nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura. C'era già la Rosy Bindi, cazzo, ragazzi. Dante mi piace perché se tu parli comicamente, lui ha spezzato tutte le parole. L'assurdo l'ha inventato lui. Per Dante un ortodosso è un ortovicino a un dosso. Pensate. Allora mi domando, Dante, un ortolano, che cos'è? Un ortovicino? Lasciamo perdere Dante. Ma siamo in Italia, altro che Dante. 2015, Europa, terzo millennio. Siamo un po' galoppanti. Vedo molti giovani, molte donne sposate. L'altra sera ho detto a mia moglie, amore mio, quanti uomini hai avuto prima di me? Lei non mi ha risposto. L'indomani l'ho rifatta stessa domanda e mi ha detto non rompermi le scatole mentre sto contando. Cazzo, geniale. Geniale. La donna del terzo millennio è geniale. Anche perché in Italia oramai non si capisce più niente. Sì, sono milanese. Abbiamo un sindaco molto strano, cari miei signori. Si chiama Pisapia, pensate. Un cognome in particolare. Siamo usciti dal polario. Tu lo chiami Pisapia? Pisapia. Ha detto Pisapia che risolverà i problemi dell'asilo nido. Cazzo, il comunista, un bambino li mangia lui. È importante. È importante anche Pisapia al giorno d'oggi, ragazzi. È importante. Perché in Italia, lo dico sempre, non per darvi le spalle, se non sei un ber, non sei nessuno. È 10 anni che lo dico. Io mi chiamo Bianchessi, non valgo un tubo, sono un bian. Ma se sei un ber in Italia, vinci. Facciamo un excursus. Anni 60-70, Berlinguer, ber.
Anni 90, Berlusconi, Ber. Anni 2000, Bersani, Ber. 2013, Bergoglio, cazzo anche il Papa. Sono tutti Ber. Tutti Ber. Bisogna parlare le lingue nel terzo millennio, se siamo in Europa. Parlare il francese, il tedesco, il russo, l'arabo, l'inglese è facilissimo. Example, lesson one. In italiano, radio. In inglese, radio. È tutto così in inglese. Radio, radio. Armadio, armedio. Facile l'inglese. Mamma mia. Siamo tutti tecnologici, siamo tutti sbarellati. Altro che storie, cari miei signori. Io ho fatto l'amore in 3D. E il quarto D mi sono riposato perché ero stanco, cazzo, ero stanco. Siamo pieni di password. Fa nulla, non c'entra nulla. Non ti ricordo il nome e cognome, ti svegli al mattino, chi sei? Ho dimenticato la password, cazzo, la password. X, sei morto. La terza età, i pensionati, che oggi hanno il grano. Vero o no, vanno in crociera, telefonini. Altro che password. Mio nonno ha sempre pensato che il PIN sia un suo amico veneto di Rovigo. Il PIN. Andato. Mio nonno faceva il contadino. E mio nonno, quando andava al campo nel terreno, ci mettendo le riviste pornografiche per avere grano duro. Ma che importante, ragazzi! La pannocchia, è importante la pannocchia. E allora vedi che c'è qualcosa che non va, perché forse sono le donne che comandano il mondo. È vero, signore, diciamocelo. Le donne, qui dinanzi, ma che belle che sono. Le donne. Ma sono tutti stranieri qua davanti. È importante essere donna. La donna non ti ama durante il giorno, no, troppe cose da fare, cavolicchio. La donna ti ama la sera, dopo le ore 23. Prima no, prima c'è la fiction, prima si piange. La donna è seduta sul divano che guarda la fiction, il peccato e la vergogna. Vorrebbe fare il peccato e la vergogna lì che dorme, cazzo. Verso mezzanotte la donna si avvicina, la donna è sinuosa, si toglie magari le vesti, si avvicina al poggiolo del divano. Amore mio, mi ami ancora? L'uomo si sveglia. Sono i fantasmi? No, non sono i fantasmi. È la tua donna che ti dice prendimi. Dopo le ore 23 la donna diventa poetessa. L'altra sera mia moglie sul divano mi ha detto questa frase bellissima, mi ha detto facciamo i piccioncini. C'ho 50 anni, vado sul tetto, cago in testa la gente, porca miseria. Vorrei fare l'amore, gente di Luino, vorrei fare l'amore. Ve lo dico qui su questo palcoscenico. L'amore, la causa di queste brutte malattie. Oggi si parla molto di AIDS, tutte storie. Mia moglie fa, non c'è problema, basta farlo bollire. È un disastro. Il pentolino, l'ha capita? È un disastro. E allora, vedi che questo mondo c'è posto per tutti, cari miei signori. Sì, parliamo che i gay sono sempre esistiti, Non ho nulla contro loro, ci mancherebbe. Uno si sveglia al mattino, fa outing, sono gay. Mamma mia, quanti scultori, quanti scrittori gay. Guarda Michelangelo, che cappella che ha fatto. A Milano c'è il ristorante gay, come primo ti dà le orecchiette. Di secondo il culatello, giuro. Anche il gelato, signora, gusto preferito, il pistacchio, ti diverti tantissimo. E lavora molto il ristorante gay, fuori c'è sempre la fila, sulla porta c'è la targhetta, spingere, tutti che spingono, cazzo! Perché in Italia, se non spingi non sei gay. E non sei un ver. Non sei nessuno. Questa era una pausa per chiudere questo cappelletto comico in maniera abbastanza, dico, teatrale, ma in maniera anche con la lingua italiana. Visto che siamo italiani, uso la lingua italiana, perché dire in questo frangente io ho finito è superfluo, dire io smetto è altrettanto scontato, ma dire in lingua italiana io cesso. Voce del verbo cessare. Siccome io sono molto tecnologico come voi, sulla tastiera digito due tasti molto importanti. Il primo è spazio al vostro cuore, secondo è esc per uscire.